Ciao a tutti! Oggi prepareremo la sbriciolata a broccoli e salame. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per la pasta frolla, farina di tipo 00, burro, uova, parmigiano grattugiato, lievito in polvere, sale, per il ripieno, Philadelphia, broccoli sbollentati, salame a fette, parmigiano grattugiato, pecorino grattugiato, uovo, sale, pepe e noce moscata. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la frolla. Mettere nel boccale la farina. Il burro. Il parmigiano, le uova, il lievito e il sale. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 4. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Senza lavare il boccale, mettere i broccoli. E le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la Philadelphia. L'uovo, il salame, il pecorino, il parmigiano, il sale, la noce moscata, il pepe ed amalgamare per 40 secondi a velocità 3. Mettere da parte. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la frolla, adesso ne sbricioleremo una parte sul fondo di una teglia rivestita con carta da forno del diametro di 24 cm. Schiacciare bene con i polpastrelli per compattare. Versare il ripieno. E livellare bene. E sbriciolare il resto della frolla su tutta la superficie. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti circa. La sbriciolata è cotta. Lasciamola raffreddare prima di rimuovere dallo stampo. Sbriciolata a broccoli e salame. Grazie e alla prossima ricetta!